capiremo se l'Inter è una stella di prima grandezza anche internazionale oppure se è una stella di prima grandezza nazionale. Io credo che stasera, cara Jessica, dovremmo essere tutti un po' interisti, sì, perché... Dai. No, è inutile che Rui sghignazzi, no, perché una bella affermazione dell'Inter sul Liverpool darebbe anche credibilità al nostro calcio. E quindi, insomma, lei con la bombetta. Good evening, good evening, good evening. Come si chiama? Si presenti? McFish. Come? McFish. Giustamente. McFish? Perfetto. No, ma chiedo scusa, lei è scozzese, inglese? No, siccome il Mac in genere. Il Mac è scozzese, non c'entra niente. Come? Mister, vuol dire mister, mister fish, McFish. In inglese Mac vuol dire mister. Ma sta scherzando? Cioè Liverpool, ma è. Ma sta scherzando? A proposito, go Liverpool, forza lupi, sono finiti i tempi cupi. Bene, vedo che lei ha poche idee, ma molto confuso, salutiamo Gianluca Rossi. Ciao a tutti. Vedo Giordano Mischi, un altro che sicuramente ti farà Inter per il bene del calcio italiano e la credibilità del nostro calcio. Ma come no? Mi spiace, per amor del cielo. Ma noi martedì ti faremo Juve per la stessa ragione. Non possiamo dividerci adesso. Con tutti i problemi tu che abbiamo, l'elettricità, il gas. Tu sei neutrale. Io sono neutrale e amo le nostre squadre, auguro il meglio, a differenza di qualcuno in questo studio e da casa che augura il peggio. E vero, no, non è vero, non è vero, perché una vittoria dell'Inter legittimerebbe ancora di più il primato del Milan. Quindi, poi sento aria d'impresa. Quindi lui è molto ottimista. Vabbè, ecco, vedo una devo cosa, dire, se ci fosse stato il Milan sarebbe stata una passeggiata. Allora, the symbols from Liverpool. La mostri perché non è inquadrata e non stiamo allargando la camera, quindi giustamente la gente dice, ma di che minchia stanno parlando? Eccolo qui. È molto bella, questa è proprio... il simbolo di Liverpool. È il maialino inglese, sì. Maialino inglese proprio tipico, è il simbolo nella bandiera del Liverpool. Il McPig, quindi, il McPig. No, maialino inglese, proprio maialino, si chiama proprio così. Pensa che senza saperlo stavolta ci ha azzeccato perché l'iver è un uccello ed è sulla cattedra, non sapeva neanche. Pensa a te. Questo quando il Liverpool è in fase di attacco, si agita col collo, il collo gli diventa più lungo e comincia a muoversi. Lo metta di lato che si vede anche che è illuminato. Le sonorità di John Lennon. Ecco, io mi scuso soprattutto con Ordine e Paladini che hanno diciamo una credibilità. Vabbè, anche il professor Boffi, esatto. Go Liverpool! Go Liverpool! Go Liverpool! Dai, però è tutto buono, poi lo perdi! Lautaro! Dai, Lautaro, che sei in forma! Alato, Lautaro, su tira la limite di Lautaro, bravo, Lautaro questa volta. Bravo anche Dumfries che ha perso una palla e è andata a riprenderla. Sì, tanta Roma, per il Liverpool, vedete la situazione. Attenzione, director! Dica. Attention please. Palla in the center, saltano tutti, alto Vandinca, di testa, solo pericolo. Completamente lancio Zimane. Lancio un'area di rigore sul secondo palo, mamma Zimane. Mamma mia, colpo cosa di testa, si è mangiato. Alto un poco sulla traversa, ma non eravamo collegati, clamorosa palla gol per l'Inter ed è una traversa di Çalhanoğlu a impedire al pallone di andare in rete. Vi faccio vedere l'azione, intanto il gioco è in difesa dell'Inter. Perisic arriva qui, mette un pallone raso terra in mezzo all'area, arriva Çalhanoğlu che controlla con il destro e col sinistro, fa partire un tiro violentissimo che sbatte quasi sotto la traversa e torna in campo qui. Sarebbe stato un gol fantastico, molto bravo il turco, dobbiamo dire, sì. Sia nell'inserimento, sia nel controllo, sia nel tiro che è stato solo leggermente troppo alto. Bravo anche Çalhanoğlu, ex Milan, ricordiamo. L'impresa è... La vera impresa è di Perisic che fa quasi tutta la fase. Però lui arriva, controlla e tira anche molto molto bene, dobbiamo dire. Credo Jota, Jota o Jota che però Firmino è un giocatore di un'altra casa. Come dici Mischi? Un altro pianeta. Una punta per una punta. Vedrete che farà entrare Keita perché Thiago Alcantara è veramente lento stasera. Tanto è vero che molte volte saltavano il centrocampo. Sì, è partito il secondo tempo, ragazzi. Via, sì, ancora il pallone per Andanovic. Andanovic che lo gira subito il pressing con 5 uomini da parte del Liverpool. Attenzione per Dumfries. Ancora Dumfries. C'è Perisic solissimo che viene servito. Attenzione. Perisic in area. No, la palla è troppo.
buona per Lautaro, ma tira! Ma tira, no, Perisic, potevi tirare! Ma che Perisic ha fatto una cosa spettacolare! Ma Perisic ci ha fatto una giocata da campione del mondo! Però poteva tirare. Lautaro, adesso ve la faccio vedere dalla parte. Lautaro non ha capito. Ha fatto uno stop in corsa, Perisic da meraviglioso. Non so quanto... Perisic sta giocando a livelli pazzeschi. No, 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 è fallo. Guardate, un lancio in area di rigore... Perisic arriva in corsa, stop a seguire in piena corsa, quando arriva qui vede Lautaro bellissimo. Che arriva e da questa posizione no, potrebbe tirare, invece fa partire bellissimo. Un cross per Lautaro che ragazzi, non deve fare meglio di più. Non poteva fare. Cosa deve fare? L'ha messa a porta vuota. Ma Lautaro, non ho capito, ha sbagliato lui la palla, è arrivato è arrivato con un secondo di ritardo. Cioè, attenzione ancora, mi conviene Diaz verso il centro. Guarda in mezzo, questo... guarda dall'altra parte, c'è Arnold, filtrante, Diaz! Oh my God! Grande Skriniar! God send the Queen! Questo è un gol di Skriniar. E c'è un passaggio filtrante qui in area di rigore per l'inserimento di un giocatore, non chiedetemi di chi. Diaz, che al momento di tirare arriva Skriniar e gli spara innanzi, devi dare il pallone Fabio, calcio d'angolo. Questo di... attenzione, adesso è Firmino. Che da quando è entrato nel caso Mimmo comunque sarebbe immeritato un'eventuale vittoria del Liverpool oggettivamente ma è vero, hai punti e tra diciamo... l'altro imprevedibile da quello che si vede cioè, uno riesce e non tirano mai. Attenti intanto perché c'è stato un rimpallo molto sfortunato per l'Inter, la palla è schizzata in area al vertice destro dove stava entrando come un missile, un giocatore Arnold cresciuto nel frattempo, hai visto? Mi sbaglio ma Vidal secondo me non ne ha più. Non ne ha più Vidal, solo che non si sa chi mettere. Gagliardini, l'unico. Calcio d'angolo questa volta alla sinistra. Ma sappiamo sugli angoli. Ecco, quindi dicevo, grande recupero di Brozovic, non una grande partita sua, ma in questo caso è stato provvidenziale. Mentre Vidal marca Salah di testa, non mi parlo di un duello tra giganti, ecco. Via col cross. Palla in mezzo. Ah, oh, colpo di testa! E Firmino! Firmino! E gol! Oh my God, oh my God, oh my God! Un tiro gol. Dobbiamo dire grande esecuzione del calcio d'angolo di Firmino. È Firmino che ha segnato. Sì, si è sganciato. Comunque Andanovic senza voto, non ha toccato una palla stasera. Sì, l'unico tiro in porta è gol. Firmino e Bastoni, fate attenzione, sono qui. Va incontro, la palla molto va incontro tesa. Firmino. Firmino va incontro il pallone, la colpisce di semiparietale, palla che va a spiovere qui a fil di palo, vola Andanovic ma non ce la fa. Adesso onestamente Andanovic a volte è colpevole, ma in questo caso se lo riguardi Fabio, dai, lui si sposta Luca. È completamente in controtempo, in una mischia. Non iscriverti anche tu a questo partito. Boffi ne pensa che Andanovic abbia qualche colpa? Insomma, doveva fare un miracolo per prenderla. Serviva un super miracolo. No? Piacentini? Penso che abbiano non posso dirlo in televisione, una fortuna pazzesca. Perché non hanno fatto niente. Che loro di solito sugli angoli, perché sono piccoli. Go set the queen. Ho delle belle sensazioni. Ma è come sparare sulla Croce Rossa, però. No, però gli ho detto, non ho sensazioni. Attenti intanto al colpo di testa in aria. La palla esce dall'aria. La recupera comunque Robertson che appoggia lateralmente per Arnold. Ennesimo cross, c'è che Ramon Diaz. No, la spino. Con la palla danza davanti alla porta. Hai colpo! Ed arriva il secondo. Il secondo gol! Il secondo gol! Del Liverpool! Abbiamo spaccato, dai. Non è stato deviato. Questo qua mi dà più fastidio. Io però una cosa la voglio dire, ragazzi, facciamo mille ragionamenti, ma vogliamo prendere atto del fatto che in questo momento l'attacco dell'Inter fa schifo? No, possiamo girarci in tanti modi. Dzeko l'abbiamo visto, Lautaro l'abbiamo tolto, ma è il migliore del campionato. Scusa, però è il migliore del campionato. No, ma in questo momento non va bene. L'onda Wilhelmin News. Van Dijk fa sponda di testa. Prova in qualche modo a allontanare il pallone De Vrij, in realtà il pallone arriva qui dove c'è Salah che controlla da questa posizione, fa partire un tiro neanche irresistibile, ma nessuno se lo aspetta che si insacca qui. Abbiamo detto Fabio che era illusorio però il primo tempo, io te l'avevo detto. Dai. Nel secondo abbiamo giocato meglio. No, ma sì, dimmi, sono più forti. Mischi. Scusa, appena hanno rallentato un attimo è uscito fuori il Liverpool che in 5 minuti
ha ipotecato il Milan a San Siro uguale, primo tempo Milan e poi fanno due gol loro. Tantissimo nel primo quarto d'ora del secondo tempo e l'ha pagato. L'altro non segna in Champions League dal 2020. Cioè. Attenzione, è finita male. Una partita che era diventata anche bella. Handanovic non ha fatto una parata. Non ha fatto una parata, è vero. Ecco, vedete i miei tre moschettieri nell'azzurro piuttosto depressi, anche Rossi che faccio molto seccata. Piacentini, poi pensiamo a soprattutto per chi fa chi vuole poi gli screen saver, datemi un Piacentini in primo piano. Piacentini aveva detto delle buone sensazioni. Per i milanisti, gli interisti. Abbiamo giocato meglio nettamente di loro, hanno trovato un gol su colpo di testa e poi si è crollato. Come dargli torto. Volete fare una bella foto? Eccolo qui, guardate Piacentini, ecco uno screen saver per tutti, un Piacentini, oggi per i milanisti e i juventini, naturalmente lo facciamo anche i milanisti e i juventini quando perdono. È finita molto male, bravo, andiamo a vedere Vidal, quindi bravo, la cronaca di questo secondo tempo. La fredda cronaca.